cordiale saluto, gentili telespettatori, il solito Francesco Patti che vi parla, pronto a raccontarvi quanto accadrà in questa semifinale tra la Bet Pro Team di Simone Imperizieri e il Super Catania di Antonio Amore, due squadre che si sono affrontate già in questa fase a gironi di Champions Cup, finì 1-1 con gol di Gianluca Imperizieri, poi arcerito su calcio di rigore, ma oggi non si vive sugli allori, oggi gli allori devono essere conquistati e allora in pario c'è la finale che si giocherà domenica prossima. Allora da una parte Gianluca Imperizieri qui inquadrato con la sua ciurma, dall'altra l'ottimo Spampinato in palleggio con i suoi compagni Federici, appunto Spampinato, Brischetto e Arcerito qui inquadrati. E allora andiamo a vedere insieme entrambe le formazioni. Per quanto concerne il Super Catania in porta Restuccia, coadiuvato dal terzetto difensivo Brischetto, Federici Amarù, al centrocampo Magri, Spampinato e Bosco per l'unica punta Arcerito, pronto a entrare Amore e Di Stefano. Per quanto concerne la Bet Pro Team, Rigoressi va in porta, poi Giovanni Alessi, Flori e Zumbo al centrocampo, la coppia Simone e Gianluca Imperizieri, Antonucci e Trebar in attacco, pronti a subentrare Pancolle e Crimi. E allora qui si riparte dall'ottimo Zumbo che ferma Bosco e fa ripartire suoi appunto Simone Imperizieri, fermato in questa occasione dall'ottimo Salvo Spampinato che poi va via a Simone Imperizieri e poi viene fermato da Giovanni Alessi. Ancora qui con Bosco il Super Catania, ci provano i gialli, ancora Bosco, attenzione per Arcerito, palo pieno da ottima posizione, Arcerito avrebbe potuto concludere ancora meglio, lo ci prova Federici, mamma mia che fendente, bordata terrificante. Allora risponde subito la Bet Pro Team col tacco di Antonucci, su cui frana però Amarù, ancora Bet Pro Team, ancora Antonucci, il peso dell'attacco della Bet Pro Team è tutto su di lui, bravo però Restuccia a bloccare. Ora riparte qui Federici, viene strattonato, messo a terra da un cordiale Giovanni Alessi, ancora Super Catania, attacca dalla destra, attacca dalla sinistra, qui con Magri, Magri attenzione, la mette in mezzo, respinge la difesa, ancora Magri, poi esterno della rete, ottimo momento del Super Catania che attacca centralmente anche dalle fasce, qui ancora Magri, Magri è tu per tu, grandioso Enrico Alessi, mura l'ottimo attaccante avversario dopo uno scambio in un fazzoletto di campo con Arcerito, qui bello il fraseggio del Super Catania, ancora Magri, vediamo cosa inventa il cross e poi colpo di testa di Arcerito, dà soltanto l'illusione del gol, i tifosi pronti a festeggiare. Allora Bet Pro Team che cerca di rispondere qui addirittura con un avversario, Brischetto che rischia l'autorete e ancora Super Catania, un assedio da parte dei gialli, ci prova ancora qui Federici e poi manca il tapin, scivolata Arcerito, oggi in versione punta centrale per l'assenza di un Di Stefano che comunque partirà dalla panchina perché non ottime condizioni. Ottime condizioni invece qui per Valerio Magri, sul quale però c'è sempre il solito capitan Simone Imperizieri, numero 7, bravo in nero a murare e poi commette fallo e chiede anche scusa. E allora bellissima partita con il Super Catania che veramente pressa un avversario rintanato nella propria metà campo. Arcerito riceve da Spampinato, ci prova Arcerito, bravo Enrico Alessi a murare il tiro avversario, ancora Magri, ancora Super Catania, è un monologo dei gialloblu di Capitano Amore, qui però il lancio di Mancola, attenzione retroguardia, sbaglia per attenzione Antonucci per tu, rete 1-0 della Bet Pro Team, incredibile nel miglior momento dei gialli, lo rivediamo Antonucci a tu per tu, non sbaglia mai, palla flipper e palla in rete, 1-0 per i neri che adesso orchestrano il gioco con Gianluca Imperizieri, lancio al solito e qui bravo Amarù si riscatta del rigore, anticipa Antonucci e allora tutta partita, ancora partita tutta da vivere in questo primo tempo davvero scoppiettante dove il Super Catania ha dominato il gioco e poi però è sotto di una rete col gol di Antonucci. Allora ci prova e vediamo Federici, palla in mezzo per Spampinato, 1-1 salvo Spampinato, lui 7 polmoni numero 5 giallo blu, porta in parità una partita comunque giusta così per il Super Catania. E ora reagisce Simone Imperizieri, ma è ancora Valerio Magri a rubargli il pallone e a costringere l'avversario al fallo. Ora vediamo calcio di punizione, siamo negli ultimi istanti del primo tempo, ci prova Federici, 2-1 Super Catania, è festa tra i colori giallo blu, Capitano Amore numero 8 va a abbracciare con tutta la sua ciurma Federici, mamma mia che bordata terrificante, finisce con questo sussulto il primo tempo, 2-1 Super Catania, vantaggio
E il risultato che legittima quanto ha fatto vedere la squadra giallo-blu, che davvero ha dominato questo primo tempo di fronte a una Bet Pro Team incapace di costruire gioco interessante nelle fasce, nella zona mediana, per la serie palla lunga ad Antonucci, qui inquadrato da Trebar, e che ci pensino loro. E allora, di fronte a loro e i neri, si trova invece un Super Catania che ha giocato davvero magistralmente una ottima partita. Si riparte qui da Trebar e viene fermato da una serie di avversari. Ci prova Gianluca Imperizzeri, palla di poco alta sulla traversa, ma è ancora Federici dalla sinistra a imbastire il gioco per Magri. Vediamo Magri, c'è però Enrico Ressi che neutralizza il fendente avversario. Ancora qui il Super Catania, bravo Vancore a far ripartire i suoi. Vancore per Antonucci, fa fuori Amaru, attenzione ancora Antonucci, poi viene strattonato ed è calcio di punizione. L'esperienza da vendere a Chiri di Antonucci, calcio di punizione, batte, attenzione, paga sulla traversa e poi gol di Trebar, 2-2, anche qui carambola, 2-2, gran gol fortunoso di Trebar, che ci crede, istinto da rapinatore d'aria, palla in rete, tutto da rifare per i gialloblu di Federici, qui inquadrato and company, partita mamma mia vietata ai deboli di cuore. Allora calcio di punizione, se incaricherà qui Bosco, attenzione il tiro di Bosco, niente da fare, la palla non gira, allora si conclude con un nulla di fatto. Attacca Trebar con solito mancino, bravo qui Restuccia a essere reattivo nel deviare in calcio d'angolo, qui ottimo palleggio di Federici che poi viene strattonato a terra da un Antonucci che aiuta sempre i suoi, tatticamente sempre perfetto Antonucci, ma è ancora Super Catania Di Stefano che nel frattempo è entrato a dare manforte ai suoi, pur non essendo al massimo ci prova, bravo Enrico Ressi, ancora Magri, ancora Super Catania, attenzione palla, bravissimo qui Florio, che intervento magistrale di Florio sul tiro a botte di sicura di Magri, qui è bravissimo Amaru invece ad anticipare un Antonucci lanciato a rete. Bella partita da una parte Amaru, da una parte Zumbo qui inquadrato che toglie palla a Bosco e fa ripartire ottimamente i suoi. Non c'è un attimo di pausa, calcio di punizione, la palla in mezzo, attenzione carambola, parte Arcerito in contropiede, poi viene strattonato da Zumbo, per Zumbo non è calcio di punizione, per l'arbitro Napoli invece sì. Allora ottimo il DB di Stefano a uscire per il tiro di Magri e poi bravissimo Enrico Ressi con una mano a dire di no al folletto qui della Super Catania. Ancora Federici, palla messa in mezzo per Spambinato, si fa anticipare ma arriva Brischetto, bellissimo la conclusione, bravo Enrico Ressi. Allora finisce 2-2, andremo ai supplementari, partita infinita, partita equilibrata sul punteggio, ma onestamente il Super Catania avrebbe meritato certamente di più, ma non siamo nel pugilato, non si vince i punti, si vince mettendo la palla dentro il sacco. E allora 2-2 e si ricomincerà dal tiro qui, dal calcio d'inizio di Federici che si conclude con un nulla di fatto, Trebar in qualche modo strattonato da Amaru. E allora calcio di punizione da limite quando batte Gianluca Berizzeri, Restuccia in company tremano, vediamo cosa inventa Gianluca Berizzeri, rasoiata, attenzione grandioso l'intervento di Restuccia insieme a Bosco e salva il Super Catania. E allora la mette in mezzo qui Di Stefano, chiede un fallo di mani di Vancore, però poi riparte Vancore, attenzione scivola e poi finisce per far male involontariamente Valerio Magri, che riceverà ovviamente le cure da parte dei suoi compagni e anche le scuse da parte degli avversari. A calcio di punizione Bosco, niente da fare, ribattuta, tiro, foglia morta che avrebbe meritato miglior sorta. Ancora Federici, palla nel traffico, riparte in contropiede, o meglio tenta di ripartire in contropiede Super Catania, ottimo, scusate la bette, bravo qui il palo di Bosco, clamoroso, bravo qui Amaru a far ripartire i suoi e poi palo clamoroso di Bosco a porta sguarnita, secondo regno del Super Catania dopo quello di Arcerito. E allora secondo tempo supplementare, ancora 2-2 e finale che ancora non vede nessuna delle due squadre, ci prova Bosco, niente da fare, murato. Allora Trebar che insieme ad Antonucci ha tutto il peso dell'attacco dei neri della Bet Pro Team, qui è bravo capitano Amore a fermare anche con le cattive. Trebar ora calcio di punizione, ci prova qui Gianluca Berizzeri, attenzione Trebar, mamma mia, i tifosi della Bet Pro Team pronti ad esultare, niente da fare, si gira in un fazzoletto di campo, palla fuori, allora contropiede, attenzione per il back
staccata, sbagliata tu per tu. Cosa paga Ressi? Cosa paga Enrico Ressi a tempo quasi scaduto? Mamma mia. E allora c'è tempo per rivedere questo scontro fisico e tecnico tra Federici, che va via con classe a tre bar. Vediamo, serve Magri. Vediamo cosa inventa Magri. Funambolo, palla in mezzo, niente da fare, non c'è, è finita, è finita, 2-2. Allora calci di rigore, la lotteria più temuta, più affascinante della storia del calcio, deciderà chi andrà in finale tra la Bet Pro Team e il Super Catania. Da una parte Alessi, qui inquadrato Enrico Alessi, dall'altra parte Restuccia. E allora vediamo se i portieri saranno i protagonisti. Si comincerà con la battuta di Federici. Vediamo Federici, palla da una parte, portiere dall'altra. E allora Super Catania che passa in vantaggio in questa lotteria dei calci di rigore. Allora vediamo se si incaricherà qui Giovanni Alessi a trafiggere Restuccia. Grande realizzazione di Giovanni Alessi, aveva intuito Restuccia ma niente da fare. E allora in parità ancora questi calci di rigore, ci proverà Di Stefano, uno dei migliori giocatori fino adesso del Super Catania, oggi infortunato. Di Stefano clamorosamente calciato, Luca Di Stefano sbaglia, non è da lui. Allora sbuffa Restuccia perché sa che adesso tutto dipende da lui, deve frenare un tiro avversario. Ma frenare chi? Gianluca Imperizieri, uno che i rigori li ha sbagliati veramente pochissimo. Allora ci prova, vediamo Gianluca Imperizieri, e infatti non riesce Restuccia a evitare che Gianluca Imperizieri portasse in vantaggio la Bet Pro Team in calci di rigore. Allora vediamo qui il numero 5 spampinato dell'1-1, spampinato con un po' di fortuna, aveva intuito Enrico Alessi. E allora al momento parità, però la Bet Pro Team deve battere il terzo calcio di rigore. Capitan Simone Imperizieri sul dischetto, palla sotto la traversa, e ancora vantaggio di un gol di questa Bet Pro Team. Vediamo, risponde Bosco. E allora ancora all'ultimo istante anche dei calci di rigore, staremo a vedere come andrà a finire. Vediamo se Salvo Restuccia cercherà di evitare il gol, non lo fa, a bancore. E allora manca pochissimo, se il Super Catania con Magri dovesse sbagliare la Bet Pro Team sarebbe in finale. Vediamo, Valerio Magri spiazza alla grande Enrico Alessi. Allora l'ultimo calcio di rigore decreterà la finalista. Vediamo se Alberto Trebar porterà in finale i suoi, oppure sbagliando si ritornerà in parità e si andrebbe ad oltranza. Vediamo Alberto Trebar contro Salvo Restuccia. Trebar si incarica della battuta, Trebar lo vediamo, perde un po' di tempo, Trebar! Bet Pro Team in finale, e gioia per i neri che conquistano una grande e preziosa finale. La lotteria dei calci di rigore premia i neri di Antonucci, Simone Imperizieri e company. Il Super Catania esce comunque con grande dignità, grande partita del Super Catania. E allora grazie per averci seguito, e allora un appuntamento alla finale.